Su Buccine c'è una grande soddisfazione per una lezione di grande umanità che abbiamo ricevuto attraverso un gesto di generosità che è venuto successivamente all'evento tragico del 25 ottobre scorso, dove da questa comunità distante oltre 200 chilometri abbiamo ricevuto un aiuto concreto da parte delle vostre associazioni che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità, una lezione di grande civiltà e di grande umanità per il gesto generoso di essersi presa cura di un restauro di un lavatoio che era ammalorato, distrutto anche dall'alluvione pesantemente, e che ha dato quel segno di ricostruzione, di acquisto di fiducia verso una situazione che era veramente uno scenario dantesco per quelli che sono stati i risultati dell'evento alluvionale. E poi anche un altro gesto importante che è stato quello di contribuire all'ultimazione dei lavori della scuola attraverso una raccolta fondi che ci ha permesso di aprire l'anno scolastico in tempo, essendo quindi tagliare il nastro di partenza dell'inizio dell'anno scolastico con il nuovo istituto, con la nostra nuova scuola. Quindi io credo che nel cuore dei mulazzesi questa comunità è entrata alla grande, credo che da oggi Buccine acquista un significato veramente importante che si associa alla parola generosità, solidarietà, e con il quale credo che d'ora in poi avremo dei rapporti veramente profondi, perché abbiamo vissuto un'esperienza meravigliosa che con soddisfazione ci ha arricchito tantissimo sotto proprio l'aspetto umano, e questo ci riempie di soddisfazione. C'è poco da dire. Io sono stato sindaco durante il periodo dell'alluvione e devo dire che quando arriva una telefonata di un altro sindaco, di un altro comune che dice cosa avete bisogno, credo che ci abbia dato una buona mano. Già sapere che un comune come questo, 200 km di distanza, si impegnava e pensava da subito ad aiutarci. L'aiuto è diventato concreto, come ha detto prima il sindaco attuale, ma soprattutto sta nascendo, credo, un'amicizia fra le persone, perché ho ritrovato tanta gente che sono venuti su a lavorare da noi. Ormai sta nascendo questo feeling, fra i due comuni, e credo che durerà e che avrà sicuramente anche per il futuro dei buoni risvolti.